Ci sono 6 centrocampisti da eliminare al tuo fantacalcio. Ormai la metà del campionato è andata, dovrai esserti pure fatto un'idea sulla tua rosa e ci sono dei centrocampisti che purtroppo sono delle zavorre che ti stanno facendo fare pochi punti, ti stanno dando problemi giornata per giornata, non sai mai chi schierare. Questi 6 centrocampisti li devi assolutamente eliminare dalla tua squadra quando arriverai all'asta di riparazione. Sono giocatori da svincolare al fantacalcio. Se stai cercando un'app che ti aiuti a fare al meglio la tua asta di riparazione, ti consiglio Fanta Algoritmo. Fanta Algoritmo è fantastica perché ti aiuta a schierare la formazione giornata per giornata, proprio ti dà gli indici di schierabilità della tua squadra e durante l'asta ti dice chi chiamare, quando chiamarlo e quanto pagarlo. Fanta Algoritmo è gratuita, lo trovi al link in descrizione. Ci sono anche dei pacchetti premium e c'è uno sconto per questi, uno sconto del 20% utilizzando il codice sconto FANTAGOL20. Dai un'occhiata a Fanta Algoritmo qua sotto. Ora, i 6 centrocampisti da eliminare, ovvero 6 più 1, c'è anche un jolly in più che comunque sia penso che tu abbia già in testa di tagliare dalla tua squadra. Centrocampista numero 1, Radonjić. Radonjić è un giocatore che mi piace tantissimo, genio e sregolatezza, è il giocatore che un po' alla Cassano dei vecchi tempi può cambiarti la partita da solo. Il problema è che entra in quella fase lì una volta ogni X partite ed era partito molto bene. 3 gol nelle prime 8 di campionato, 7-15 fantamedia, media fantastica. Poi ha litigato con Juric, ha smesso praticamente di essere utilizzato il giocatore dal Torino. Il management del Toro dice che non vogliono cederlo, che vogliono investire su di lui, che gli parleranno, bla bla bla. Ci sono voci di mercato che lo vedono andare o al Monza o alla Salernitana. Ecco, allora, dovesse cambiare squadra, Radonjić si può tenere. Ma così non ti serve assolutamente a niente, perché fidati che Juric non torna sui suoi passi. Juric non lo usa più questo giocatore, è palese, nonostante il fatto che il Torino, seppur abbia fatto molto bene adesso contro Napoli, abbia bisogno di altri giocatori offensivi, perché poi quando ti scende Vlasic chi ci va su quella casella da tre quarti? Ad ogni modo, non ti serve a niente tenere un giocatore in rosa, per quanto talentuoso possa essere, ma che non puoi utilizzare. Quindi Radonjić purtroppo è da eliminare dal tuo fantacalcio. Intanto mi presento, io sono Michele, ti aiuto al fantacalcio, voglio farti fare la migliore asta del fantacalcio possibile, asta di riparazione ovviamente. Per cui seguimi, basta che ti iscrivi qua sotto e già che ci sei lascia un bel like, scaccia sfiga per la tua asta di riparazione del fantacalcio. Ora, giocatore numero 2 da eliminare, Aouar della Roma, 2 gol in 7 presenze, 6,71 di fantamedia. E sto leggendo un biglietto sotto, se intanto mi vedi che abbasso la squadra perché mi sono preparato gli appunti, cioè meglio così che ne so, leggere cosa c'è scritto su questo bicchiere. Alba Chiara, mia figlia. Dicevamo ragazzi, torna tra poco da un infortunio, però già da prima Mourinho lo utilizzava poco, anche se l'aveva fatto abbastanza bene. C'è da dire che adesso il centrocampo della Roma è quasi al completo, sta anche operando sul mercato, per cui io grandi spazi per Aouar non ce li vedo e eliminerei anche, questo è il nomignolo bonus, Renato Sanchez, un gol in 4 presenze, 6,5 di fantamedia, ma anche Mourinho ha parlato di lui espressamente in un'intervista. Sembra capire che il rapporto con l'allenatore portoghese sia deteriorato e Renato Sanchez sia da dare via, anche perché obiettivamente che ti fai di un giocatore che in 19 partite ti ha giocato 4 volte? Niente, proprio assolutamente niente. Se vuoi fare un fantacalcio con me, scaricati Fanta 11, c'è il link qui sotto in descrizione, c'è la Lega Fantagol Champions per partecipare a un Fanta sulla Champions League e la Lega iscritti Fantagol sulla Serie A, qui si vince una maglia da calcio, ma se sei ancora più ambizioso puoi partecipare al torneo premium di Fanta 11, iscrivere una squadra costa 19,90, ma puoi utilizzare il codice sconto Fantagol e risparmi il 20%, quindi spenderai sui 16€ e ci sono premi grandiosi, tablet, TV, monopattini, maglie da calcio, la maglia autografata di Mbappé, cioè veramente bellissimo. Vai a darci un'occhiata, Fanta 11, link in descrizione, i miei tornei sono tutti gratuiti, Poi c'è un altro giocatore da scaricare purtroppo, questo è proprio un talento giovane, mi dispiace molto perché ci ho puntato anch'io in un Fanta, parlo di Ealing Junior della Juventus, cioè il talento c'è, la classe c'è,
Allegri probabilmente lo sa, ma non lo utilizza, con tutto che Kostic sta performando peggio rispetto alla passata stagione. Fin qui 7 volte a voto, mai, mai, mai da titolare, mai stato titolare purtroppo. Io speravo che esplodesse quest'anno, ma non è stato così. Quindi obiettivamente per me è da dar via, anche se tu avessi Kostic, perché comunque sia Ealing Junior non gioca praticamente mai, non te ne fai niente, cioè ti entra negli ultimi 10 minuti, tante volte non va a voto, è proprio il tappabuchi di Allegri. Poi magari più in là, forse, se la Juve andasse bene in Coppa Italia, però c'è da dire che è fuori dalle coppe europee, quindi gran turnover dopo non ci sarà per Ealing Junior, quindi per me è da tagliare. Altro giocatore da eliminare, Sotil della Fiorentina, ragazzi, ci sto ricascando su Sotil. Allora, Sotil, un gol, un assist in 9 presenze, 6,35 di fantamedia. A me il giocatore piace, però gioca poco, si è anche infortunato, a fine mese dovrebbe tornare, però è un giocatore di italiano. I giocatori in quei tre ruoli dietro alla punta sono in tanti, considerato che il trequartista centrale è Bonaventura e quello non si schioda, ci sono diversi giocatori per i due ruoli, ritornerà anche Nico Gonzalez, c'è Brecalo che forse verrà ceduto, ma chi lo sa, c'è Kwame, c'è Ikoné, stanno trattando anche Ngonge, Politano, cioè ragazzi, tanta carne al fuoco, poco spazio per Sotil e torno a dire, è un giocatore di italiano, quindi difficilissimo da gestire. Per cui io ti dico a malincuore, secondo me Sotil lo devi eliminare dalla tua squadra del fantacalcio. Altro centrocampista che io indicavo con una scommessina low cost in memoria di quello che era stato Thorsby del Genoa. 11 presenze, un gol, un assist, 6,09 di fantamedia, titolare solo 4 volte. L'ultima volta in cui è stato titolare è stata la nona di Serie A, quindi 10 partite fa, un'enormità. Cioè, secondo me è un peso inutile alla tua squadra. Stiamo parlando di una riserva, di una squadra da metà classifica. E sì, fantamedia del 6, ok, ma ti gioco una volta su due, non è neanche quel gran tappabuchi, non è quello che dici, entra sempre e mi va sempre comunque a voto, no? Quindi io lo eliminerei e punterei a farmi un altro centrocampista centrale, titolare, magari di una piccola che però tu sappia che è titolare, diciamo quel costo. A parte che quando l'hai acquistato sicuramente l'hai preso per essere un tuo sesto, settimo slot e quello deve rimanere il giocatore che prenderai al suo posto. Ultimo nome, questo è un nome che interessa tanti, Lindstrom del Napoli. Fin qui 9 volte a voto, 5,94 di fantamedia, quindi una fantamedia pessima con tutto il gioco della squadra campione d'Italia, ma è stato titolare solo una volta. Prima si diceva no, ma è Garcia che non ci punta perché punta molto su Politano, però adesso c'è Mazzarri, eppure quanto ci punta Mazzarri su Lindstrom? Niente. Non ci punta perché si vede che Lindstrom per un qualche motivo non è entrato bene nelle rotazioni del Napoli. Forse non si è, diciamo, ambientato bene con la Serie A in generale, con i ritmi della Serie A. Ad ogni modo, il centrocampista avrebbe, diciamo, buone doti tecniche, sarebbe pure un fuoriruolo perché giocherebbe esterno destro in attacco pur essendo di stato C. Però obiettivamente è un giocatore che non ti gioca mai, non te ne fai niente. Che te ne fai a te di un Lindstrom che non gioca mai? Quindi io ti direi, Lindstrom eliminalo. Magari potresti provare a darlo a chi ha Politano prima di arrivare all'asta per vedere se ti dà qualcosa, ma è talmente sottovalutato, lo sa anche lui, che lo svincolerai all'asta, quindi non te ne fai niente. Se pensi di essere un bravo fantallenatore, un ottimo talent scout, ti consiglio di andare a dare un'occhiata a Starks. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci sono le valute ufficiali dei giocatori con tanto di licenza, ma soprattutto c'è un fantasy game sul calcio, stile fantacalcio, dove schieri 5 giocatori e puoi vincere premi bisettimanali, quindi ogni 2 settimane puoi vincere. Io una volta ho vinto 80 euro, una volta 20, una volta no, l'ultima volta ho vinto 30 euro, ma ci sono altri miei amici che hanno vinto anche 250 euro, sto parlando di Recosta, tanto per, ma anche il Profeta ha vinto dei premi più consistenti. Per cui vai a dare un'occhiata a Starks al link qui sotto in descrizione, avrai per te in omaggio 15 euro al tuo primo deposito che deve essere di 20 euro, per cui ragazzi ti danno quasi la stessa cifra che metti in più come bonus. Vai solo a darci un'occhiata per curiosità, poi dimmi che ne pensi. Ad ogni modo, se vuoi un consiglio su un altro nome, scrivi un commento qui sotto. In futuro penso anche di fare proprio una live
per trattare questi temi dell'asta di riparazione, giocatori da dar via, giocatori da tenere, giocatori da puntare. Ciao, buon Fanta a tutti!